La partecipazione delle donne al cammino ecumenico costituisce una delle ricchezze fondamentali del movimento ecumenico contemporaneo gli studi, non molti, che hanno provato a ricostruire e a mettere in luce questo contributo, indicano chiaramente che grazie alla sensibilità, alla conoscenza alla forza di tante donne in molti luoghi del mondo il cammino ecumenico non solo si è radicato, ma ha potuto in molti casi iniziare quella avventura di incontro, di dialogo, di condivisione, che ha cambiato non solo le chiese, la vita delle chiese locali, ma ha contribuito in maniera significativa a cambiare il mondo. In Italia il ruolo delle donne nel cammino ecumenico, ancora tutto da ricostruire, è stato ancora più fondamentale. Diverse, hanno con la loro conoscenza, con la loro sensibilità, hanno provocato e hanno aperto strade di dialogo ben oltre i confini dell'universo cristiano. Tra queste spicca per la sua unicità e grandezza, la figura di Maria Vingiani, una veneziana nata a Castellammare di Stabia, ma trapiantata poi a Venezia per motivi familiari, che fin dagli anni dell'università, anche alla luce di quella che è il contesto veneziano, coltiva la speranza in anni in cui mh, questa speranza era di pochi e anzi molti la vedevano come una speranza pericolosa, ti perderai, come Maria Vingiani ricordava, ripensando alle prime parole che il suo patriarca le rivolse quando lei le volle, volle spiegare al patriarca qual era l'argomento la della sua tesi, la sua vocazione, una vocazione all'incontro, al dialogo. Maria Vingiani a Venezia, fin dagli anni dell'università a Padova, coltivò la speranza, il desiderio di unità, unità nella conoscenza. Il primo passo fondamentale per lei e in questo si muoveva in sintonia con tanti pionieri del cammino ecumenico in Italia e nel mondo, era di superare quelli che erano gli stereotipi degli altri cristiani, quando se non si chiamavano dissidenti o eretici, ma di andare a conoscerli direttamente creare un rapporto personale, condividere un'esperienza di fede, rimanendo nella propria identità confessionale. In questa direzione Maria Vingiani si mosse fin dagli anni, alla fine degli anni 40 e poi la sua esperienza politica in prima persona a Venezia era sempre, aveva sempre uno spazio particolare, sono gli anni del patriarcato eh, di Roncalli, il futuro Giovanni XXIII, aveva sempre uno spazio riservato a questa attenzione nei confronti delle comunità cristiane non cattoliche presenti a Venezia in molti casi da secoli. Come lei amava ricordare, la notizia della indizione del concilio ecumenico, un concilio che nella presentazione, fin dalle parole di Papa Roncalli del 25 gennaio del 1959, si configurava come un momento nel quale riflettere sul mistero dell'unità della Chiesa, la notizia dell'indizione del concilio costituisce una svolta nella nostra vita. Maria Vingiani lascia Venezia come lei amava ricordare, si trasferisce a Roma per seguire il Concilio, per essere, per essere a sostegno di tutti coloro. In particolare, nel corso degli anni si svilupperà un rapporto personale diretto con il Cardinal Bea. Per essere di sostegno a tutti coloro che, come lei, ritengono che sia fondamentale per sostenere quel progetto di aggiornamento o di rinnovamento ecclesiale che il Concilio si propone sia fondamentale uno un sviluppo di una formazione e dimensione ecumenica. Sono gli anni in cui eh, nel suo appartamento romano passano eh, teologi, passano giovani che poi nel corso degli anni, grazie a Maria Vingiani, verranno ad assumere responsabilità nelle proprie chiese, nelle proprie comunità, scoprendo una vocazione peculiare al dialogo. Sono gli anni del Concilio, sono gli anni nei quali Maria Vingiani elabora l'idea che in Italia debba esistere un'associazione laica, a confessionale, in grado di aiutare tutti i cristiani a scoprire e a vivere la propria vocazione ecumenica per il bene delle Chiese, per il bene della Chiesa unica. Sono gli anni. Siamo nel 1964 che inizia la propria attività. Quello che diventerà il segretariato per le attività ecumeniche. un'associazione della quale Maria Vingiani per decenni sarà molto di più del semplice presidente. Regolarmente rieletta da tutti i soci. Sarà l'anima, sarà l'ispiratrice. Eh, sarà colei che. Organizza, promuove e anche aiuta a radicarsi il segretariato per le attività ecumeniche in tante realtà locali. La sua attenzione a una dimensione locale del cammino ecumenico è una dimensione che proviene dall'esperienza del Concilio, ma rende il caso del segretariato ecumenico di attività ecumeniche una realtà unica nel panorama europeo. Ma Maria Vingiani che dedica la sua vita alla costruzione dell'unità visibile della Chiesa, viene poi coinvolta anche dalla conferenza episcopale italiana negli organismi che la conferenza episcopale italiana mette in campo per promuovere quella promozione ecumenica, soprattutto per quanto riguarda la formazione ecumenica del clero, che viene ritenuta fondamentale, anche se sono gli anni 60, 70, 80, le dimensioni numeriche, dei cristiani non cattolici in Italia sono uh, piccole. Ma questo per Maria Vingiani, come per altri pionieri del cammino ecumenico, pensiamo a Monsignor Ablondi, pensiamo a Monsignor eh, Clemente Riva, pensiamo a Monsignor Luigi Sartori, queste, eh, queste condizioni. Eh, non vanno nella direzione di quello che è stato la riflessione ecumenica del Vaticano II. Cioè il Vaticano II aveva sottolineato più volte, al di là dei documenti che erano stati poi promulgati, che l'ecumenismo non doveva attivarsi in presenza, solo in presenza di cristiani non cattolici. Doveva essere una dimensione permanente. In questa direzione si collocava la pubblicazione di un direttorio ecumenico, e poi la nuova edizione del Direttorio Ecumenica voluta da Giovanni Paolo II per spiegare e indicare alle diocesi che cosa dovevano fare per rendere ecumeniche le loro diocesi. Maria Vingiani coinvolta negli organismi della conferenza episcopale, porta il suo contributo, che è un contributo originale, un contributo di grande vivacità, che la porta poi anche a sostenere con passione quella che è stata l'opera della traduzione interconfessionale della scrittura della società biblica, che la porta a sostenere, se non addirittura a promuovere, la giornata del 17 gennaio, cioè la giornata nazionale per l'approfondimento della conoscenza del popolo ebraico. La sostiene e la promuove perché questa è stata una delle grandi intuizioni di Maria Vingiani. Un'intuizione che nasce ben prima del Concilio Vaticano II, lei è stata protagonista dell'incontro, lo storico incontro, nel giugno del 1960 tra Jules Isac e Giovanni XXIII. Lei è stata protagonista di quell'attenzione. Alla conoscenza del popolo ebraico, che doveva essere in Concilio e nella Chiesa un elemento di rinnovamento e riscoperta delle fonti e delle tradizioni cristiane in una prospettiva ecumenica. Sempre, come amava ricordare e come ha scritto più volte, la dimensione del dialogo con l'ebraismo dava. L'inizio alle sessioni di formazione ecumeniche che per anni hanno coinvolto centinaia di uomini e donne di tradizioni diverse, in luoghi diversi e in Italia, diventando per anni l'appuntamento ecumenico eh, dell'Italia, dell della prima e della seconda recezione del cammino ecumenico. A Maria Vingiani si deve molto del cammino ecumenico, ma si deve soprattutto la sua capacità di aver fatto crescere, e di aver fatto sviluppare in Italia tante realtà che partendo dall'esperienza del SAE sono state poi in grado di declinare ed arricchire la proposta di formazione e testimonianza ecumenica, preparando un terreno fertile e fecondo per l'accoglienza di tanti cristiani che hanno bussato e trovato casa in Italia a partire dalla fine degli anni 90 e Cameria Vingiani fino alla fine della sua vita ha osservato con gioia e speranza, coltivando dentro di sé il dono dell'unità.